snack preferito. Voglio dare un morso. Delizioso. Ops, la bolla è scoppiata. Ehi! Hai appiccicato la gomma sui capelli della mia Barbie! Chi se ne importa? Basta rasarla a zero. Vedi? È facile. I miei capelli! I suoi capelli! L'hai rovinata! Ridammela! Che noia! Guardate! È Kane! Perché quelle ragazze stanno litigando? Percepisco che sono delle bambine cattive. Le punirò. Facciamo apparire una porta. Oh, guarda! C'è una Barbie dentro quella porta. Voglio entrarci. Qualcosa mi dice che è una trappola. Ma cosa succederà mercoledì? Così dovrebbe funzionare. Ora l'insegna dice armi. E questo attirerà mercoledì. Ai! Mi è caduto un dente! Ho proprio voglia di quelle armi, per favore! Oh no, anche mercoledì è caduta nella trappola! E ora divertiamoci un po'! Le mamme di mercoledì e di Enid stanno cercando le loro figlie! Mano sta indicando qualcosa! Un dente? Forse è un indizio! Chiunque abbia preso le nostre figlie ha perso un dente! Ah! Wow, cos'è questo posto? Benvenuti nell'Amazing Digital Circus! Avete 10 minuti prima di trasformarvi in personaggi del Digital Circus e rimanere qui per sempre! Non potrete mai scappare! Volete provare? Uscite da questa porta! Le ragazze continuano a correre avanti e indietro! Sono stanca di correre! È perché non c'è via di fuga! Che il divertimento abbia inizio! Mi dispiace per queste ragazze. Dovrei aiutarle. Vieni qui. Puoi aiutarci, per favore? Oh cielo! Non avrei mai pensato di vedere mercoledì piangere. Guarda, ti darò un indizio. Dovete ottenere una chiave da ciascuno dei personaggi del Digital Circus per riuscire a uscire. Per cominciare, ti do la mia chiave. Ecco a te. La nostra prima chiave! Prima porta fatta! Ora passiamo alla prossima stanza. In quale stanza stanno per entrare? Che cos'è questo posto? Mi dai brividi! Ho tanta paura! Guarda tutte queste cose inquietanti! Ho una brutta sensazione. Oh cielo, è Kaufmo! E allora, cosa vi porta qui? Non fa paura per nulla. Mi sono trasformata in Barbie! Vuoi un rossetto? Ora sì che mi fa paura. Oh, mercoledì, prendi questo tablet. Devi usarlo per rendere Kaufmo meno spaventoso per te. Ok. Le darò una falce. Cosa? Poi le metterò una maschera da Ghostface. Questo non è proprio da Barbie! Non le faccio più paura! Meglio andare via! Guardate, ha lasciato cadere la chiave! Ottimo lavoro! Ora andiamocene via da qui e passiamo alla prossima stanza! Ora andiamo alla prossima stanza! E ora in quale stanza entreranno? Aiutateci! Le nostre figlie sono scomparse! Attacchiamo dei volantini! Ne metterò uno proprio qui, su questo lampione! Ne metterò uno qui e un altro su questo poliziotto! Che succede? Per favore, aiutaci! Le nostre figlie sono scomparse! Non vi aiuto di certo! Mi avete messo un volantino in faccia! So come convincerlo! Che ne dici di una scatola di ciambelle? Scommetto che sono le tue preferite! Wow! Posso averne una? Prima ci aiuti! Va bene, andiamo alla centrale di polizia. Ecco i sospettati! Forse uno di loro ha rapito le vostre figlie. Chi di loro ha un dente mancante? Dottor Eggman, vieni qui. Dobbiamo controllare i tuoi denti. Non è lui. Puoi andare. Cosa c'è, Manu? Il vampiro? Non sono io! Mano, portalo qui. L'aglio ti farà mostrare i denti.
Ha tutti i denti e anche le zanne. Neanche lui è colpevole. Chi potrebbe essere? Guarda, quel dottore ha un dente mancante. Ehi, guarda! Quel dottore è un ricercato. Andiamo a prenderlo. Aspetta! Ok, portiamoci dietro il volantino. Dai, esci fuori! Jax, che stai facendo? Non riesco a tirare fuori questa carota! C'è la chiave! Guardate, è lì! La indossa come una collana! Che c'è, novellina? Volete questa chiave? Sì, per favore! Bene, se mi aiutate a tirare fuori questa carota, avrete la chiave! Ok, ti aiuteremo! Forse ce la facciamo se tiriamo tutte insieme! Uno, due... Tiriamo! Oh, ci sta provando! Oh. Wow! Oh. Veramente? Ci penso io, va? Avete visto? È facilissimo! Wow! Siete proprio dei debolucci! Eccoti la tua carota gigante! Grazie! Grande aiuto! Allora, Miss Muscoli, eccoti la chiave! Grazie per l'aiuto! Finalmente! Andiamocene da qui! Ora passiamo alla prossima stanza! Mi chiedo in quale stanza ci ritroveremo. Dove siamo finite? Ciao, ragazze! Vi stavo aspettando! Ecco la chiave! Ciao, Agatha! Ciao, vabbè. Venite, vi darò la chiave! Non così in fretta! Rinchiudo Agatha in una scatola. Il tempo scorre, ragazze! Dobbiamo tirarla fuori da lì! Cosa possiamo fare? Stavolta è difficile. Ci sono! Userò le mie unghie lunghe. Con queste posso strappare la scatola. Oh, posso uscire! Grazie mille per avermi salvata! Ecco la chiave! Evviva! Grazie, Agatha! Sei la migliore! Ora passiamo alla prossima stanza. Andiamo ad aprire la porta. Ciao, Agatha! Grazie per il tuo aiuto! Hanno ottenuto tutte le chiavi e sono tornate alla prima stanza. Presto, lasciamo qui Mano. Presto, nascondiamoci dietro al palo. Mano è proprio spaventata. Ma l'esca ha funzionato. Il dottore cattivo l'ha catturata. Ora seguiamo il dottore cattivo nel suo laboratorio. Presto, prima che chiuda la porta. Ho un nuovo esperimento da fare. Questo cambierà il mondo. Cosa sta cercando di fare? Aiutiamolo! Shh, stai zitta. Vieni, andiamo. Avviciniamoci di nascosto. Chi siete? Fammi vedere i tuoi dentacci. No, è troppo grande per lui. Oh no! Ma guarda! Che bel laser! Dammi il dente! Possiamo usare il laser su questo dente? Non ti permetto di toccare le mie cose! Vuoi forse che chiami la polizia? Sai cosa? Vi aiuto volentieri! Vuoi colpire con il laser questo dente? Certo, va bene! Si è trasformato in una bacchetta! Oh, è bella pesante! Mi chiedo a cosa serva! Ha fatto comparire una porta! Presto potrebbe portarci dove sono le nostre figlie! Sembra interessante. Andiamo! Anche le mamme sono arrivate nel mondo di Digital Circus. Questo posto sembra interessante. Guarda! Ce l'abbiamo fatta! Guarda, sono le nostre mamme! Che bello che si sono riunite con le loro mamme. Vi siete dimenticate che dovete ottenere una chiave da tutti i personaggi del Digital Circus. Vi serve anche la mia chiave. Oh, allora questo è il suo dente. Ridiamoglielo. Stai forse cercando questo? Mi avete riportato il dente. Finalmente mi sento di nuovo completo. Avete ottenuto la chiave. Andiamo via di qui. Mi mancheranno quelle ragazze. Torniamo a casa e mangiamo un sacco di snack. Le ragazze sono finalmente libere e sono tornate con le loro mamme. Che avventura! Siamo così felici che siate sane e salve! Eccoti, Mano. Sei riuscito a scappare via dal dottore.
Oh oh, Mercoledì sta tramando qualcosa. Cosa sta facendo Mercoledì? Mister Flamingo, ti darò un po' di sciroppo di cioccolato. Oh, sta già facendo la cacca! Che velocità! È un sacco di cacca però. Guardate, c'è Aiden! Posso giocare con te? No. Uffa! Voglio quel giocattolo però. Ehi, è mio, ridammelo! Ops, gli ho tolto la testa. Non sta molto bene ora. Che cosa hai fatto? Era il mio giocattolo! Ridammelo! Ma quelli sono il dottor Eggman e Megan! Perché stanno spiando i bambini? Questa è la nostra occasione! Andiamo! Useremo la mia invenzione per creare delle versioni cattive di Mercoledì e di Baby Mario! Sei povero! Smettila! Non sei divertente! Quelli sono funghi? Deliziosi! No! Sono una trappola! Che buoni! Sta mangiando del cibo da terra! È delizioso! Li mangerò tutti! Wow! Lì ce n'è uno gigante! Devo arrivare lì! Ti ho preso! Ha ha! Sei mio ora! Bene! Adesso tocca a Mercoledì! Mario! Presa! Il cloroformio non funziona! Questo è tutto quello che hai? Beh, io ho un coltello! Oh, lascialo! Voglio vedere come farai a slegarti ora! Mano! Aiutami! Cosa? La sua parrucca! No! Il mio cervello robotico! No! Vieni con me! Ti ho presa! Sì! Rapimento riuscito! Procediamo con il piano! Aiden, dove sei? Eh? Il fungo di Aiden! La testa della bambola di Mercoledì! Non capisco! I nostri figli sono stati rapiti! Oh no, poveri bambini! Chissà cosa gli succederà ora! Stai fermo! Dovrò legarti le mani allora! Ecco qui! No! Legherò anche te! Non riuscirai a slegarti! Fatto! È stato facile! Come hai fatto? Ok, vediamo cosa farai con queste! Non ce la farai mai! Tolte! Un gioco da ragazzi! Ho un'idea! Una maglietta con un unicorno! Ho paura! È troppo stretta e rosa! Ok, ora possiamo iniziare! Dobbiamo uscire da qui, Mercoledì! Ehi, guarda! Potremmo usare quelle forbici! Sì! Saltello fino lì! Fai veloce, però! Ci sto provando! Aiden, dove sei? Aiden! Bowser? Interessante! Ci deve essere lui dietro a tutto questo! Devo seguirlo! Dov'è andato? Fermati! Parla! Dov'è mio figlio? Ridammelo! Non so di cosa stai parlando! Hai rapito tutte queste persone! Aiden! Facci uscire! Per favore! Aiuto! Dov'è Aiden? Non lo so! Va bene! Sembra che nessuno di voi uscirà di qui! No! Cosa faccio ora? Mario, fratello mio! Luigi! Ho bisogno del tuo aiuto! Guarda! Aiden è scomparso! Attacchiamo questi manifesti per la città! Oh! Non preoccuparti! Ti aiuterò io! Andiamo! Aiden! Dove sei? Aiden! Vieni fuori! Aiden! Oh! Un muro! Aiden! Eh? Ehi! Non sono un muro! Ma che fai? Ops! Scusa! Aiden! Dove sei? Una scarpa? È di Aiden! Sei qui dentro? Oh! Oh no! Mario! Aiuto! Mario! Aiden! Aiden!
sta tirando dentro! Oh no! Come farò? Luigi! Dove sei? Non posso credere che mi abbia lasciato da solo! Eden! Chi bussa alla porta? È un poliziotto! Mi ha chiamato? Qual è il problema? Mia figlia è scomparsa! Il suo nome è Mercoledì! È identico al manifesto che ho io dei ricercati! No! Non ho più bisogno del suo aiuto! Grazie! Arrivederci! Ci è mancato poco! Lurch, ho bisogno del tuo aiuto! Knock knock! Sì, signora! Prendi questo telecomando! A cosa serve? Su, ubbidisci! Va bene, l'elicottero è pronto! È ora di farlo volare! Non funziona! Wow! Un manifesto volante! Ecco cosa succede quando si è ricchi! Oh mamma, che paura! Sono tutti giocattoli di Mercoledì quelli! Tesoro mio, dove sei? Questo gioco è il tuo preferito! Mortisia, stai bene? Megan e il dottor Eggman! Sono stati loro! Vi troverò! Penso che ormai tutta la città abbia visto lo striscione! Guardate, è Mano! Sembra che abbia trovato qualcosa! E chi saranno quelle impronte? Ci sono quasi! Sì, dai! Non così in fretta! Pensavate davvero di farcela? Torna al tuo posto! E stai fermo! Abbiamo bisogno di un altro piano! Eh? È Mano! Sì! Ci salverà! Sta prendendo le forbici! Sì! Andremo via di qui! Vai veloce, dai! Oh no! Tu sei Mano, immagino! Beh, rinchiuderò anche te! Torniamo al lavoro! Ci sono quasi! Vi presento la mia nuova macchina laser! Oh no! Quando vi sparerò con il laser, creerò queste due meraviglie! Oh no! Aiuto! Aiden! Dove sei? Che cosa? È il manifesto di Mercoledì! Copre quello di Mario! Incredibile! Tu! Smettila! Ai! Come ti permetti? Non toccare i miei manifesti, o vedrai! Guarda! Shh, guarda! Cosa? Cosa hai in mano? Aspetta, la conosco! Sì, è lei! Ha preso lei i nostri figli! Seguiamola allora! Aspetta! Non posso correre con questi tacchi! E il mio vestito è troppo stretto! Cosa c'è? Non posso correre! Su, forza! Sali su! Va bene, sbrigati! Mamma mia, sei pesante! Ho bisogno di una pausa! Non possiamo fare una pausa! I nostri figli sono in pericolo! Andiamo! Fammi pensare! Guarda, sei fermi! Ho bisogno di prendere in prestito il suo monopattino! Si sposti! Per favore! Ci penso io! Che ne dici di un po' di soldi? Wow, che affare! Andiamo! Sali su! Ragazzi, stiamo arrivando! Vai più veloce, dai! L'ingrediente finale è pronto! Questo siare è l'ingrediente finale! È perfetto! Governeremo il mondo! Oh no! Smettila! Ehi, vai a controllare laggiù! Sbrigati! Va bene! La macchina è pronta per partire! Non mi resta che premere il pulsante di avvio! Oh no! Per noi è finita! Non c'è più scampo per voi bambini! Niente può fermarci ora! Oh no! I loro genitori riusciranno ad arrivare in tempo! E questo è il posto! Guarda! Megan sta sorvegliando la porta! Come entreremo lì dentro? Oh! Un tubo! Possiamo scivolare giù per il tubo! Oh no! Io non entro lì dentro! Va bene! Andrò da solo! Oh no! È entrato per davvero! Che puzza! Sono dentro! Oh, che schifo! Però il mio piano ha funzionato! Oh no! No! Ti prego! Oh, che sollievo! Il piano è fallito! Hai bisogno di una doccia! Che è quello? Cosa ci fa Boxy Bully? A più tardi! Ok!
va bene. Oh, so cosa fare. Oh oh, cosa stanno pianificando questa volta? Prendi questo. Oh no, Mario! Allora, prendi questo. E adesso cosa faranno? Il tempo stringe. Maximo, cosa ci fai di nuovo qui? Ecco il loro piano. Ho dimenticato qualcosa. Devo entrare. Non lo so. Posso entrare? La cosa che mi sono dimenticato è importante. Ti comporti in modo strano. La scatola misteriosa! Dobbiamo darle un calcio. Sì, un fiore di fuoco. Per te, dolcezza. Sei molto dolce. Mi piace un sacco. Ok, puoi entrare. Sì, il nostro piano ha funzionato. Andiamo. Sapevo che gli piacevo. Spero che nessuno l'abbia visto. Ci sono! Basta! Spegni la macchina! Capo! Ok, la spengo! Oh, cosa ti sta succedendo? Mi manca l'aria! Le tue ascelle puzzano! Stai bene, capo! Stai ferma! Wow! Aspetta! Non è Boxy Boo! Sono Mario e Morticia! Oh no! Sono i loro genitori! Megan, pensa tu a questi due! Combattiamo! Aspetta, ho un'idea! Aspetta! Questi sono tutti tuoi! Soldi? Lo so che li vuoi! Sì, brava! Io adesso rompo questa macchina! Ha funzionato! Tranquilla, mano! Ti tirerò fuori! Forse potrei accettarli! Su, Mario! Libera i bambini! Siete liberi, ragazzi! Su, nascondetevi! Oh, oh! Devo correre! Nascondiamoci qui! Ehi! Mi hai ingannato! Non così in fretta! Balla un po' con me! Per favore, non farmi del male! Cosa dici di un bel bagno? Acqua non mi sento! Ha funzionato! Ottimo lavoro, Mario! Attento! No! Avete rovinato tutto! Adesso basta! Ti prenderò! Non farmi del male! Smettila! Aspetta, che cosa ci sarà qui dentro? Vieni qui, Eggman! Smetti di correre! Forte questo gioco, ma mi inizia a girare un po' la testa! Preso! Oh! Il mio sedere! Oh no! Non il veleno! Che cosa sta succedendo? Guardate! Il dottor Eggman si è trasformato in un uovo! Ci avete salvato! I nostri bambini sono al sicuro! Andiamo via di qui! Finalmente Mario e Morticia sono a casa con i loro figli! Riusciranno finalmente ad andare d'accordo? Prendi! Questa è tua! Oh, grazie! Perché mi stai abbracciando? Ok, ora possiamo andarcene! Aspetta, voglio scusarmi con te! Oh, nessun problema! Che ne dici di un bacio per far pace? Davvero? Mamma mia! Penso di essermi innamorato! È ora di tornare a casa! Le figlie di Mercoledì e Enid stanno giocando con la sabbia. Ehi, a cosa serve quella Coca-Cola? Guarda, c'è qualcosa sotto la sabbia! Continua a scavare e lo troverai! Sembra un uovo! Guarda, si sta schiudendo! Una bambola sirena vampiro! Ai, mi ha morso! La bambola si è trasformata in una vera sirena vampiro! Bambine? Oh no! Bambine, vi porterò con me attraverso il portale! Enid e Mercoledì hanno appena visto portare via le loro figlie! Oh no, dove sono andate? Ci deve essere un ingresso! E se mangiasse le nostre figlie? Eh? Il portale si è aperto! È meglio che prepariamo le armi! Andiamo! La sua arma è molto più grande della nostra! Questo portale è vietato agli esseri umani! Bisogna essere una sirena per entrare! Come questo cartonato! Non ci resta che sembrare delle sirene? Allora questo richiede una trasformazione! Inizierò con un ombretto! Ops, devo stare attenta a non mettermelo nell'occhio!
Mercoledì, tocca a te. Non ne ho bisogno. Oh, guarda, è mano. È questo il tuo nuovo stile? Mi servirà quella calza, grazie. Che imbarazzo! Mi infilerò la calza sulla testa. Poi aggiungerò il fardo sulle guance. Vedi? Sembrano scaglie! Posso fare molto meglio con questo carbone. Farò esattamente quello che ha fatto lei. Calza sopra la guancia e applico il fard. Fin troppo facile. Ora si sta mettendo anche il rossetto? Ho solo carbone e non ha nemmeno un buon sapore. Ah, questo piccolo fenicottero può aiutarmi. Buon appetito! Mangerà il carbone per me e lo trasformerà in qualcosa di morbido. Vuoi dire cacca di uccello? Lo userò per dipingermi le labbra. È un piccolo sacrificio per riavere la mia bambina. Fatto! Il nostro trucco sembra perfetto! Andiamo al portale! Ehi, ora sembriamo delle sirene! Non basta! Dove sono i vostri accessori per il viso? No! Tornate quando li avrete! Stupidi umani! Cosa dovrei fare? Fammi controllare il portagioielli! Oh, ho trovato il mio gadget scintillante! Ta-da! Perle istantanee sul mio viso! E io? Toglierò le perle da questa conchiglia! Poi le ridurrò in piccoli pezzettini. Chia! Che soddisfazione! Ora ci immergo la faccia e voilà! Gemme istantanee sul mio viso. Siete tornate? Belli, sono dei gioielli fantastici. Tuttavia, i vostri capelli hanno una noiosa acconciatura umana. Oh, dai! Vi chiamo come se la passano le mamme usando il mio specchio magico. Sebastian, vieni qui! Ho bisogno che mandi in aria i loro piani. Eccole! Dovrei usare le mie tenaglie e tagliarle i capelli. Adoro tagliare. La mia treccia! La mia cara bellissima treccia! Mi mancherai! Adesso è in pace. So come aiutarti. Taglierò anche l'altra treccia e la sostituirò con una treccia da sirena. Cosa? Disgustoso. Non posso credere di avere dei colori tra i capelli. Che ne dici di questi capelli da sirena? Fantastici! Chi è il tuo stilista? Mi piacerebbe fargli visita. Immagino sia il mio turno di decorare i capelli. Andiamo! Inizierò aggiungendo glitter sopra la frangia. Poi completerò il tutto con una molletta da sirena. È semplice, ma davvero carina. Non ci credo! Quella pettinatura potrebbe passare per quella di una principessa sirena! Bel lavoro, l'acconciatura è a posto! Piccola Enid, tocca a te! Dove mi stai portando? Vediamo quanto pesi! Il peso delle lische di pesce non è abbastanza! Sebastian, falla ingrassare o ti faccio bollire nel pentolone! Ancora a loro non piace! Dovrò alzare il tiro! Taglierò a pezzetti il pesce crudo e verserò nel mix la Coca-Cola! Iniziamo a mescolare con il frullatore e trasformiamolo in gelatina! Oh! Avremo della gelatina di soda? Sembra davvero deliziosa! Impressionante! Cavolo, perché ci sono così tante armi? Ho trovato qualcosa! Un semplice top bianco? Miglioriamolo! Metto giù il top. Realizzerò un modello a squame di pesce usando la colla. Poi aggiungerò del colorante alimentare su tutto il top e mescolerò tutto insieme proprio come le scaglie dell'arcobaleno. Il mio top da sirena è così carino! Wow, sono così carini! Ma i peli delle ascelle non sono ammessi all'interno del paese delle sirene. Dammi la gomma. Perché? La userò per togliermi i peli dalle ascelle. Che schifo! Non la rivoglio! Questo ricettario è confuso. Stai a vedere. Distrarrò il granchio con un pesce. Vieni da me, piccolo spuntino! Preso!
Perché mi hai fatto un pizzicotto? Ora getterò questa bomba da bagno rosa nel suo pentolone. Attenzione! Sta scoppiando! Un vulcano di bolle! Aiuto! Ben gli sta! Adesso possiamo entrare? Per entrare vi serve una coda da sirena. Avete ancora quelle tozze gambe umane! Le nostre figlie sono in pericolo, brutta creatura marina! Ti chiedo scusa da parte sua. Dove posso procurarmi una coda? Non ho il tipo di vestiti per averla! Aspetta, ho una coda da sirena nel mio armadio? Perfetto! Dovrò cercare un tesoro nella spazzatura. Farò una coda da sirena con questo sacco. Siamo pronte a nuotare nel portale! La sua amica non ha la coda, quello è un sacco della spazzatura! Dovrò bruciarlo! Oh, che imbarazzo! Devo andare! Ho sempre desiderato provare i rollerblade. Vediamo se mi entrano nelle pinne. Avanti! Oh no! Vorrei avere gambe umane! Vuoi andare a pattinare? So cosa fare. Questi pattini sono divertenti. Vuoi provarli? Allora dammi la tua coda in cambio delle mie gambe. Affare fatto! Lasciami fare la magia! Sì! Ho gambe umane! Finalmente ho una coda da sirena! Andiamo a salvare le nostre figlie! Ora potete entrare nel portale, signore! Buona fortuna per il viaggio! È ora di fare a pezzi le bambine! Ferma lì! Non vi permetterò di rovinarmi il pasto! Attacca! Non siete all'altezza! Non quando hai un nastro attorno alle tenaglie! E un secchio sopra la tua testa! Il mio tridente è molto potente! Mano ha aperto il cancello per liberare le bambine! Questo specchio farà rimbalzare il raggio sul vampiro! La sirena malvagia si è trasformata in un pesce! Le nostre bambine sono vive! Un momento, potete scambiarvi di posto? Fantastico, abbraccio di ritrovo! Per quanto riguarda il pesce vampiro, Sebastian potrebbe volerlo. Buon appetito! Per favore, non fatemi del male, sono innocente! È ora della merenda! Non mi sento molto bene, non riesco a smettere di starnutire! Quanto moccio! Mi hai sporcato di moccio! Accidenti! Oh mio povero bambino! Mamma, anch'io sto male! Oh no, anche nostra figlia è malata! Cosa? Pandemia! Mettiti la mascherina! Chiamo il dottore! Per favore, si sbrighi, dottore! Oh oh, quello è Zuko vestito da dottore! E sembra che abbia intenzione di iniettare a Hank del sonnifero! Finalmente, questa è la mia occasione! Adesso ti ho preso, ragazzo dell'aria! Sono coperto di moccio! Oh no! Zuko si è accidentalmente iniettato il sonnifero! Oh cavolo! Cos'è successo al dottore? L'hai fatto tu? Tesoro, portalo fuori di qui mentre mi occupo di Hank! È piuttosto pesante! Povero figlio mio! Va bene, gli lascerò bere questa Coca-Cola, che in realtà contiene uno sciroppo per la tosse. Avanti, bevi un sorso! Che buona! Voglio farti scoppiare il brufolo! No, fermo! Toglimi le mani di dosso! Ma è davvero grande! Wow, è proprio come una pistola d'acqua! Perché l'hai fatto? Hai appena peggiorato la situazione! Oh oh, fammi pensare... Proverò a modellare l'acqua per pulirti la faccia! Non penso che... Wow, è davvero fredda! Poi modellerò la terra per crearti una maschera di fango. Ya! Attenzione! Ti odio! Spero per te che abbia funzionato, altrimenti... Oh no, i brufoli sono diventati più grandi! Mamma! Cosa succede? Figlio mio, hai un enorme brufolo sul viso! Mia sorella è messa peggio! Sembra terribile! Meno male che so cosa fare! Per prima cosa mi servono un sapone nero e una grattugia.
grattugerò il sapone nella ciotola. Poi voglio aggiungere qualche goccia di miele. Ok, ora inizio a mescolarli. Questa roba è forte! L'intruglio è pronto. Lo applicherò sul vostro viso proprio come una maschera per il viso. Bisogna coprire questi brufoli ostinati. Ecco, lascialo riposare per un po'. Carino! Bene, è il momento della rivelazione. La mia faccia è proprio liscia! Grazie a Dio, i miei brufoli sono finalmente scomparsi! Preso! Un momento, tu non sei Hank! Non importa! Un fantasma? Mostrati! Fa niente! Ho proprio sete! Dove va l'acqua? Scusa, anch'io ho sete! Voglio berla tutta! Smettila! Ah, com'è rinfrescante! Oh, ora ho bisogno di fare pipì! Non te la lascerò fare franca! Prima le donne! Per favore! Anch'io devo usare il bagno! Certo, va avanti! Oh, cosa ha intenzione di fare la sorella? Iniziamo a sistemare la scena del crimine! Per prima cosa ho bisogno della Nutella! La verso sulla spazzola e la spalmo sul water! Sembrerà cacca! E poi degli insetti! Infine un pasticcio ancora più grande facendo a brandelli questa carta igienica! Hai finito? Sì! Ma che... che schifo! Mi viene da vomitare! Inizio versando un po' di detersivo. Userò il suo spazzolino da denti per pulire il bagno. Ah, finalmente! Oh no, è finita la carta igienica! Perché sono così sfortunato? Un momento, posso modellare l'acqua. Utilizzerò le mie capacità di modellare l'acqua come vide... Funziona! È stato un successo. Che schifo! Lo prenderò! Benvenuti in classe, ragazzi! Niente unghie lunghe, niente capelli lunghi e niente tatuaggi! Ora vediamo chi trasgredisce le regole. Quelle sono unghie piuttosto lunghe. Beh, le taglierò! Le mie unghie! Vedo che i tuoi capelli sono piuttosto lunghi. Dobbiamo tagliarli? No, i miei capelli! Ho tagliato troppo! Ecce! Sono allergica ai capelli lunghi! E tu, ragazzino, hai un tatuaggio sulla testa! Lo toglierò con questa spugnetta abrasiva! Perché non funziona? Maestra, guardi! Lo coprirò semplicemente con un berretto! Come ti pare? Meglio tornare al mio posto! Soffierò questa lucertola verso il bicchiere d'acqua della maestra. Bell'atterraggio! Ho sete! Cosa? Cosa c'è nel mio... Chi ha lasciato cadere questa lucertola nella mia acqua? È un gesto di vendetta per averti tagliato i capelli? Devo salvare mia sorella. Verserò l'acqua sulla maestra. La maestra è caduta. Ora basta. Tu, ragazzo cattivo, ti prenderò. Oh mio Dio, Hank sta mandando un forte vento verso la maestra. Le sta bene. Quel moccioso malvagio. Quante caramelle. Gnam gnam gnam. Le voglio io! Hank! Ops! Sono proprio dolci! Hai mangiato le mie caramelle? Oh, ne è rimasta una solo per me! Niente più caramelle! Dovresti mangiare prima i tuoi noodles! Buon appetito! Voglio pensare alla vendetta! Ah, ci sono! Ho un peperoncino! Lo nasconderò nei suoi noodles! Il mio pasto preferito in assoluto. Com'è delizioso! Un momento. Mi hai quasi bruciato! I miei noodles sono in fiamme! Va bene, li spengo! Cosa? Hai esagerato! Sono letteralmente congelati! Dov'è Hank?
Eccolo! Ops, mi ha quasi visto. Devo buttare via questo. Ehi! Vi alzerò una trappola per catturare Hank una volta per tutte. Sono sicuro che non saprà resistere a queste caramelle. Mi nasconderò dietro al divano. Tirerò la corda quando sarà il momento giusto. Sento qualcuno arrivare. Deve essere Hank. Oh, caramelle! È il mio giorno fortunato o cosa? Sono tutte mie! Wow, ce ne sono ancora! Oh no, è la trappola! Quello è Hank? L'ho preso! Sì! Non posso credere che la mia trappola abbia funzionato davvero. Ti ho preso adesso. Ti porterò nella nazione del fuoco. Non vedo l'ora di vedere la sua faccia. Chi sei? Dove sono? Aiuto! Ma che... ho sbagliato persona? Non sei Hank! Maledizione! Forse posso trasformarla in Hank? Va bene, inizierò prima tagliandole i capelli. Ecco! No! No! Qualcuno ha visto mia sorella? Dove potrebbe essere? Devo indagare sulla questione. Ho la sensazione che ci sia in gioco molto di più. Devo cercare degli indizi. Oh, un filo che porta dietro al divano? È sospetto. È meglio che controlli. Quella è una spada? Proprietà di Zuko. Se la trovi, restituiscila a Zuko. Ah, c'è Zuko dietro a tutto questo. Devo salvare mia sorella. Zuko, non ho finito con te. Il vero Hank. Diamoci da fare. Oh, è tutto quello che sai fare? Devo prendere le forbici. Fuoco! Sembra che la sorella abbia in mente qualcosa. Tutto qui? Non puoi competere con i miei poteri dell'aria. Uah, che vento forte! Ma io ho un fuoco ancora più grande. Ti ho battuto! Sono finalmente libera! Vieni qui, brutta ragazza del fuoco! Lasciami! Fa male la guancia. Allontanati da mia sorella. Oh cavolo, sta entrando nello stato Avatar. Per me è finita. Oh, la mia testa. Hank, mi hai salvata. Sono davvero felice che tu stia bene. Andiamo a casa. Lascia che Zuko dorma come un bambino. Rallenta, mano. È molto scivoloso. Finirò per cadere. La schiena no! Sto bene. Quelle borchie sul tuo bracciale mi hanno dato un'idea. Metterò delle borchie sulle suole delle scarpe. Guarda come sono appuntite. Non scivolerò più sul ghiaccio. Ora riprendiamo. Dov'è Mano? Aspettami! Le mie scarpe con le borchie hanno funzionato! 5 minuti dopo. Devo stare attenta. Ho un secchio pieno di glitter. Oh no, il ghiaccio è proprio scivoloso. Finirò per cadere. Aia! Mi ha fatto davvero male. Ora sono ricoperta di glitter. Un momento, ho un'idea brillante. Renderò le mie scarpe brillanti appiccicandoci sotto la supercolla. Mi assicuro di distribuirla uniformemente dal basso verso l'alto. Successivamente aggiungerò i glitter e riempirò l'intero spazio. Le mie scarpe sono proprio lucenti! In più, non sono scivolose! Sono davvero intelligente! Vedi? Niente più scivolamenti! Non vedo l'ora di mangiare dei noodles caldi e fumanti! Cos'è quel rumore? Cosa? L'uccello si è congelato! E anche il loro cibo! Ma che... è duro come il ghiaccio! Non è possibile mangiare dei noodles ghiacciati! Non sono riuscita nemmeno a friggere le uova! Cosa facciamo? Le ragazze hanno sempre bisogno di un aiuto in più e Mano è qui per salvare la situazione. Carta stagnola, stai pensando anche tu quello che penso io? Sì! Avvolgiamo la stagnola su tutta la ciotola, proprio in questo modo. Questo conterrà il colore. Poi ci mettiamo sopra i nostri noodles, così potremo finalmente mangiarli senza che si congelino. Buon appetito, ragazze! Oh, accidenti! Fuori il vento è proprio forte! I visi delle ragazze stanno congelando! Potremmo mettere una sciarpa per coprirci il viso.
Un momento, ho un'idea migliore. Dovrò sciogliere le mie trecce. Ora che ho i capelli sciolti, li legherò in una coda di cavallo davanti alla faccia. Wow! Questa si chiama maschera di capelli. I miei capelli sono troppo corti per fare la stessa cosa. Ah! Devo pensare a qualcos'altro. Una coperta? È proprio calda e morbida. Ho un'idea brillante. Appoggio la coperta e metto la colla lungo i bordi. Poi piego la coperta a metà per unire i bordi e ripeto la stessa operazione finché non sarà piegata in questo modo. Ora aggiungo un'altra coperta con un simpatico disegno di animale. Ho una splendida sciarpa per il viso. Respiri ancora dietro quei capelli? La tua sciarpa sul viso è davvero geniale! Accidenti, le ragazze sono entrate in un'enorme pozza d'acqua. È la cosa peggiore che può capitare quando l'interno delle scarpe è inzuppato d'acqua. Guarda qui, c'è un mucchio di carbone dentro. Forse posso usarlo mentre è ancora caldo. Per prima cosa metterò i carboni nelle scarpe. Poi lascerò che si riscaldino. Ora le mie scarpe sono completamente asciutte. Devo solo liberarmi di tutto quel carbone. Perfetto, posso indossarle di nuovo. Come sono comode, è come avere un caminetto tra le dita. I miei piedi sono proprio freddi, devo togliermi le scarpe. Disgustoso, sono piene d'acqua. Devo togliermi i calzini bagnati e sostituirli con dei calzini morbidi e asciutti. Poi metterò un sacchetto di plastica sul piede in modo che i calzini non si bagnino più e lo coprirò con un altro calzino. Non ci sono doppi problemi con la doppia protezione, sì! Guarda, ho fatto una palla di neve a forma di papera. Aggiungerò anche i miei colori preferiti, rosa, blu e arancione. Wow, il mio colorato esercito di paperelle di neve! Sono proprio adorabili! Mercoledì sembra distratta. E questo vuol dire battaglia a palle di neve! Già! Aia, ma che... La tua faccia! Oh, è acceso! Ho un bazooka per le palle di neve. Fuoco! Non è leale! È questo che ti becchi per avermi sfidato. Uffa, sto davvero male. Continuo a starnutire. Ecco che ne arriva un altro. Ecco che arriva il proiettile di Moccio. È finito dritto nel porridge di mercoledì. Tu! Ops, scusa! Cosa fai con l'aspirapolvere? Sto solo aspirando il cibo. Mi sono innervosita. Che ne dici di uno sturalavandino? Hai intenzione di usarlo nel mio naso? Sì. Sì, ci pulirò solo il bagno. Pensavo che fosse per me. Questa volta ho una siringa. Cosa hai intenzione di fare? Rimuoverò l'ago. Non ce n'è bisogno. Ok. Userò questa siringa per aspirarti tutto il moccio. Non mi aspettavo che fosse così disgustoso. Finalmente posso respirare di nuovo! Sì! Niente abbracci o te lo rimetto nel naso. Le labbra delle ragazze si stanno seccando a causa del freddo, ma non credo che spelarle sia una buona idea. Anche le mie labbra sono proprio secche, ho bisogno di qualcosa di idratante. Ci sono! Ho la mia maschera per le labbra proprio qui! Basta posizionarla sulle labbra, lasciarla agire per un po' e le mie labbra diventeranno fresche e idratate. Stai lontana da me! Quelli sono Cheetos? Non sei l'unica ad avere delle idee. Prenderò una manciata di Cheetos, poi li ridurrò in polvere a mani nude. Così dovrebbe bastare. Ora ci immergerò le labbra. Li userò come maschera per le labbra. Facile, eh? Sta succedendo qualcosa di strano. Le spezie mi hanno fatto gonfiare le labbra. Vuoi diventare Paperino? Ovviamente l'inverno non sarebbe tale senza aver fatto un pupazzo di neve. Penso di dovermi rimettere il rossetto. Aspetta un momento. Posso usare questo rossetto per fare il naso del pupazzo di neve? Aggiungerò anche occhi finti e labbra carnose. Perfetto! Voglio anche mettere una parrucca con capelli come i miei. I tubi pop sono delle braccia fantastiche perché sono così elastici. Un'ultima cosa, una sciarpa rosa. Enid delle nevi!
Che cosa patetica. Anche io posso vestire il mio pupazzo di neve. Userò la dinamite per il naso. Poi lo trafiggerò con una freccia a fargli da braccia. Ho proprio una mira formidabile. Oh, vorrei prendere in prestito il cappello e gli occhiali da sole del cugino Hit per il mio pupazzo di neve. Il mio pupazzo di neve è un tipo in gamba. A che serve una bomba se non l'accendiamo, vero? Un po' di calore fa comodo con questo freddo. Il loro inverno è tutt'altro che freddo! Ma che? Una bomba? Non dimenticare di coprirti le orecchie. No! Hai rovinato i nostri pupazzi di neve! Tu! Ti prenderò! Oh, santo cielo! Quei pezzi di ghiaccio sono davvero affilati! Oh no! Mi cadrà addosso! Perché si è fermato? Oh, grazie, mercoledì! Questo è il mio spuntino. Oh, mi si è rotto un dente! Questo stupido ghiacciolo mi ha rovinato il dente! Mi chiedo cosa posso fare per farla sentire meglio. Ghiaccio? Ci sono! Metterò il ghiaccio in un frullatore e lo trito. Poi lo sposto in un bicchiere. Ci verso sopra un po' di sciroppo di cioccolato e completo il tutto con una caramella gommosa a occhio. Guarda, ti ho preparato un dolcetto per farti sentire meglio. Ne ho uno anch'io, col giusto abbinamento. Wow, ha un sapore fantastico. Lo adoro. Una bevanda fresca quando fa freddo. È perfetto!